Another Love, Tom Odell, nel sabato mattina di Radio Godoy. Buon sabato mattina a tutti, anche buona previgilia di Natale, visto che siamo al 23 dicembre. E adesso però vi voglio fare io un regalo a voi che siete in ascolto, perché la persona che sto per presentarvi ha davvero conquistato tutti durante la sua partecipazione ad Amici e si è aggiudicato anche la fase finale. Venerdì 15 dicembre è tornato con un nuovo singolo, Sbagliato. Adesso speriamo che dopo questa chiacchierata non pensi lui di aver sbagliato ad accettare il nostro invito a Radio Godoy, però glielo chiederemo poi alla fine di questa breve intervista. È con molto piacere che do il mio benvenuto, il mio buongiorno a Cricca. Ciao, buongiorno! Buongiorno, buongiorno a voi. In realtà è un regalo che fate anche a me, quindi vi dico già che sono contento di essere qui a fare questa intervista con voi. Molto contenti tutti, anche noi. Sono arrivati tanti messaggi per te, nel corso della puntata li stiamo facendo ascoltare, poi quando faremo il podcast li metteremo anche qualcuno dentro al podcast, insomma stiamo cercando di accontentare un po' tutti. Però adesso mi voglio fermare un attimo a fare due chiacchiere su Sbagliato, perché il 15 dicembre hai pubblicato questo nuovo singolo con un titolo importante, molto particolare. Cosa ci racconti con questo brano? Allora sì, questa canzone parla di un amore a distanza, quindi con tutte le difficoltà che ci sono in questo amore, e quindi le incomprensioni che naturalmente sono di più, gli ostacoli, magari i fraintendimenti con messaggini sbagliati e la mancanza di contatto fisico, tutte cose che possono capitare in un amore a distanza. Quindi ci sono questi due innamorati e uno dei due si dimostra un po' più forte dell'altro, però sotto sotto si scopre che anche questa persona che si dimostra forte in realtà è fragile. E quindi un po' il messaggio chiave di questa canzone è che se si è fragili non per questo bisogna sentirsi sbagliati. Si può sbagliare, si possono fare degli errori, ma non bisogna sentirsi sbagliati. Appunto, io colgo l'occasione proprio per chiederti se tu ti sei mai sentito sbagliato in questa vita. Io mi sono sentito e continuo a sentirmi spesso e volentieri sbagliato, ma poi chiaramente vanno analizzate le cose, quindi io credo che poi, non lo so, io sono un adolescente, quindi non è che ho un bagaglio di esperienze così grande, però in questa età capita di sentirsi sbagliati. L'importante è poi andare a smentire, ecco, questi pensieri. Bravo, c'è una frase di Bob Marley che dice: non giudico le persone dai loro errori, ma dalla loro voglia di rimediare. Credi che sia questa, esatto, la chiave poi di volta, in qualche modo, la chiave di risoluzione? Assolutamente d'accordo con Bob Marley. E poi c'è un'altra frase che ho letto su un muro una volta, e dice che proprio l'uomo non è il suo errore. Peraltro, adesso, se vogliamo rimanere in tema citazioni e pensieri filosofici, perché mi piace tanto in realtà questo scambio che stiamo avendo, molto spesso si dice che si impara dai propri fallimenti e che l'errore a volte è proprio invece il motore, no, per riconoscersi poi un merito, perché 10 volte sbagli, l'11ª ce la fai, evidentemente va bene, nel senso ci ha aiutato a fare quel passetto in più. Nella vita tu sei uno che cerca di rimediare ai propri errori? Beh sì, se no, cioè, io la penso molto come se ricadi sempre nello stesso errore, allora sei, cioè, te le cerchi un po', perché se non, cioè, vuol dire che non impari, non riesci a crescere. Invece non sto dicendo che io poi non lo faccia, io sto lavorando tanto sulla costruzione di quella che è la mia persona, e quindi sì, credo che partire dagli errori sia una cosa fondamentale, perché è l'unico modo che abbiamo noi esseri umani per migliorarci e per imparare qualcosa. Oggi speriamo che tu non faccia errori, perché oggi pomeriggio sarai in concerto a Riccione, a Piazzale Ceccarini. All'evento è stato anche invitato il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi. Se ho capito bene, al termine di questo concerto incontrerai anche i tuoi fan, il tuo pubblico, e farai anche un firmacopie. E il ricavato va in beneficenza. Assolutamente tutto corretto. È una cosa che non ho neanche annunciato troppo, però ormai oggi c'è il concerto, quindi si può dire a tutti gli effetti, perché non volevo che le persone venissero solo perché c'è un CD nuovo. Il CD è a tiratura limitata e quindi sarà solo ed esclusivamente per le persone che vengono lì, e sarà il mio regalo di Natale. Siccome ho vinto questo bando regionale, ci sono stati un po' di soldi che sono stati donati a me. Siccome ho avuto questa stampa di questo CD nuovo, tutto il ricavato sulla stampa del CD, che io non ho usato dei soldi miei per stampare il CD, era compreso nel bando, quindi tutti i soldi ricavati con la vendita di questo CD andranno alla Fondazione Cetacea di Riccione, quindi per l'ambiente. Loro fanno raccolta di plastica in mare, aiutano le tartarughe, le curano, poi le mettono, diciamo, in libertà. Sì, le riassestano, molte che magari sono impigliate nelle reti oppure che hanno
soffrono molto il freddo, quindi magari si paralizzano e loro le tengono al caldo per poi rimandarle in mare. Quindi mi sembrava una buona causa e... Mi sembra un'ottima causa, quindi Cricca, grazie a nome di tutti, perché fondamentalmente poi questa Fondazione Cetacea di Riccione fa un regalo a tutti noi. Cricca, allora, apriamo un attimo la parentesi amici, perché con te è successa una cosa che non è mai capitata prima, cioè tu sei uscito fuori, poi ti hanno rifatto rientrare dentro, hai sconvolto un po' diciamo il mood del programma in qualche modo. Che esperienza è stata? Cosa ti ha lasciato e cosa ti ha tolto quell'esperienza? Allora, tolto, diciamo niente, cioè in negativo non è successo niente che mi ricordi. A livello di quello che io ho acquisito invece con il programma, tantissime cose, c'è un elenco infinito. Io, se potessi rifarlo, questa esperienza la rifarei altre 1000 volte. Poi, come hai detto bene tu, sono un caso un po' unico, perché diciamo... Io in prima persona non mi aspettavo né di essere eliminato e tantomeno di essere ripreso nella scuola, però a livello proprio professionale quel percorso è proprio intenso e i ritmi lavorativi sono altissimi davvero e quindi impari tanto. È una scuola che in 9 mesi è come se avessi vissuto 10 anni di esperienza. Salti molta gavetta che magari uno deve fare e in un anno sei già in vetrina, tutti conoscono la tua faccia, tutti sanno chi sei ed è una cosa bella, un po' mi spaventava ma poi la sto gestendo abbastanza bene. E in termini affettivi, per esempio, noi abbiamo avuto, a parte adesso magari facciamo anche una parentesi Isobel, ma abbiamo avuto anche il nostro ospite Aaron qualche tempo fa e anche lui ha speso delle parole bellissime per te. Aaron, c'è questo affetto reciproco sicuramente. Noi nell'ultima parte del serale dormivamo anche in camera insieme. Ero diciamo un po' il fratello maggiore. Ce l'ha detto, ci ha raccontato anche un aneddoto che dice che non è mai andato in onda. E però quello succedeva della notte? Sì, che dice che lui ti svegliava di notte, camminava. Sì, lui è un ragazzo proprio dal cuore d'oro. E io gli voglio tanto bene, Aaron, perché... È puro, è un ragazzo puro e con tutte le sue sfaccettature che poi ognuno di noi ha, e il bello dell'amicizia e dell'amore in generale è quello di accettare i limiti dell'altro, perché è molto facile dire mi piace quella persona per tutte le cose belle che ha, però è ancora più bello se dici mi piace quella persona anche con i difetti che ha, cioè io li conosco, li so, però li accetto. Li accogli. Così ti prendo per quello che sei. E Aaron sì, ha un po' questa vena un po' ipocondriaca che lo svegliava la notte, tipo oddio mi sento male, e io gli ho sempre detto tranquillo, tu svegliami, tirami giù dal letto, io ci sono. Che bello però. E quindi alle 4, alle 5 del mattino quando gli venivano i suoi attacchi mi tirava giù dal letto, io ero assonnato, mezzo addormentato, e gli dicevo sì Aaron, non succede niente, allora ci facevamo 2 passi in giro per la casetta. E tornavamo da lui. Vogliamo avere tutti un amico come Cricca, lo dico ad alta voce. Senti invece, ma con Isobel tutto bene? Allora, io al momento siamo un attimo... Ah, scusa. Non più insieme, sì. Perdonami. È una parentesi che preferirei chiudere... No, la chiudiamo subito, perché è una mia gaffa, quindi la chiudiamo. No, ma non perché ci sia qualcosa di brutto che è successo, è solo che siamo molto impegnati... Siamo distanti, però io quello che posso dire è che sono ancora innamorato, ma vediamo come andranno le cose. Oddio, io vediamo. Vi auguro davvero, perché siete pazzeschi insieme, quindi vi auguro di ritrovare insomma il modo, ecco, la via per far ritornare tutto al loro posto. Ma prima di salutarti, ovviamente tu sei ospite di E che caso, e quindi ti chiedo, hai mai incontrato un caso umano? Allora sì, io ne ho incontrati credo diversi nella mia vita, poi anche... Che poi il caso umano è strano da dire, cioè l'ho sempre un po' percepita come una cosa negativa. In realtà alcune sono anche buffe e alcune nascondono proprio delle difficoltà che ci sono nel background di ogni persona. E ci ho pensato, mi è venuto in mente, ero con un paio di amici un paio di anni fa, due amici, abbiamo fatto un giro in bici e sul lungomare, insomma di Cattolico, di Riccione, abbiamo incontrato questa signora che era veramente fuori di testa proprio, e
mi ricordo ci siamo fermati a prendere questo gelato e lei, molto più grande di noi, ha iniziato a raccontarci la sua vita, ma in modo così buffo, poi con dei racconti proprio buffi, e per me sì, questo è uno dei ricordi più particolari di casi umani che ho incontrato nella mia vita. Beh, però è stata fortunata ad incontrare voi, che siete stati anche lì ad ascoltare e a partecipare, perché troppo spesso oggigiorno non si ascoltano le persone. Siamo stati una, due ore ad ascoltarla. Siamo stati proprio lì, e lei andava a ruota libera con questi, questi racconti buffi, poi magari non erano neanche veri, però divertentissimo. Cricca, io ti ringrazio tantissimo di essere stato ospite a Radio Godò. Tra pochissimo ascolteremo con tutti coloro che sono collegati il tuo nuovo singolo Sbagliato. Rinnovo l'appuntamento per oggi pomeriggio a Riccione per partecipare al concerto, che ha una finalità molto interessante e benefica, al concerto di Cricca. Che mi resta da dirti? Semplicemente auguri di Buon Natale, che sia un 2024 esplosivo e pieno di gioia e di soddisfazione anche lavorative per te, davvero. Ti ringrazio molto, vi ringrazio. Grazie a tutti e auguri anche a voi. Ciao, ciao, ciao. Ti trovo bene, baby. Ciao Joe, sono Luisa, sono qui in questo locale per dirti che non sei sbagliato, perché comunque hai un posto nel cuore delle persone che ti seguono, e questa è la cosa più giusta che ci possa essere. E niente, ci vediamo domani, cioè il tuo oggi, per cantare insieme questa nuova canzone. Ciao. Ciao Cricca, un saluto dai tuoi fan della stazione, Cristiana, Silvana, Sara, Claudia, Manu, Maria e Giovanni. Un bacio e ti aspettiamo in stazione. E che caso? Tu, io ed altri casi umani.